teatrino animato di trame di storia, le leggende. La storia del basilisco. Nella tradizione popolare, il basilisco è una creatura letale che ha la capacità di trasformare in pietra tutto ciò che guarda. Queste credenze derivano probabilmente dalla presenza sui campi di bisce o serpenti dalle forme e dai colori inusuali, le vipere con il corno oppure quelle albine, che rimanevano impresse nella mente di chi le riusciva a vedere. Spesso, poi, succedeva che la presenza di queste creature particolari venisse messa in relazione con i malori da affaticamento o insolazione ai quali erano soggette le persone che lavoravano a lungo sui campi, comprese temporanee paralisi. Da tutto questo nacque la leggenda del basilisco. Molto tempo fa si pensava che in rarissimi casi potesse nascere un basilisco, che è il più terribile e potente tra tutti i rettili. Ma affinché questo accada, devono verificarsi contemporaneamente alcuni fatti davvero inusuali. Prima di tutto, un gallo di 3 anni. Guardate bene, 3 anni esatti, non 2 e mezzo, non 4. Deve deporre un uovo. E già questo è un fatto del tutto incredibile. L'uovo poi deve essere covato da un rospo e solo allora nascerà un basilisco. Questo strano animale ha il corpo come quello di un gallo, la coda come un serpente ricoperta di squame come quelle dei draghi, le ali di un pipistrello e sulla testa porta una corona. Non peraltro è detto il re di tutti i rettili. Ma la cosa più terribile sono i suoi occhi. Occhi rossi come il fuoco che possono trasformarti in pietra con un solo sguardo. La nostra storia inizia proprio così, quando fra le montagne nacque un giovane basilisco. Un giorno l'animale, con la spavalderia tipica della giovane età, decise di provare quanto potente poteva essere il suo sguardo di fuoco. Fu così che in una bella giornata di primavera il terribile rettile uscì dalla tana, pronto a sperimentare la sua forza. Ed ecco avvicinarsi una coppia di orsi, appena risvegliati dal letargo, ancora addormentati e spaesati. «Sarà un ottimo modo per iniziare la mia carriera di pietrificatore», disse tra sé e sé il mostro, contento per aver trovato una preda così facile. In men che non si dica, uscì dal suo nascondiglio e con un solo potente sguardo i 2 orsacchiotti si trasformarono in statue di pietra. Orgoglioso del lavoro ben fatto, il basilisco tornò a casa, meditando già di organizzare una nuova escursione. Passarono solo pochi giorni che il basilisco si organizzò per recarsi verso i pascoli frequentati dai pastori del paese vicino. Individuò un gregge solitario di pecore. Si avvicinò furtivamente, nascondendosi dietro pietre e massi, e quando fu ad un solo passo dalle povere bestiole, saltò fuori e in pochi secondi tutto il gregge fu trasformato in pietra. Davvero un ottimo lavoro. Sarò forse il miglior basilisco di tutta la vallata? Si chiedeva, tornando a casa tronfo di orgoglio.
La volta dopo, ormai sicuro delle sue capacità, il mostro si nascose nei pressi di una strada piuttosto trafficata, in attesa della vittima perfetta. Quando ecco passare un carro trainato da un paio di buoi. Un solo balzo, un solo sguardo, e carro e buoi si ritrovarono pietrificati nel bel mezzo della strada. Sì, ormai è chiaro, sono decisamente il miglior basilisco della zona, anzi, ma che dico, credo di essere il migliore del mondo, e adesso sono pronto per prede ben più difficili. Fu così che il rettile terribile si preparò per un'incursione notturna nel vicino villaggio, pronto per trarre nella sua rete un altro essere umano. In quella notte di luna piena non giravano molte persone tra i vicoli, tranne il noto ubriacone del paese, che tornava a casa dopo un'allegra bevuta. La luna era alta nel cielo, ma questo non bastò perché il povero sventurato riuscisse a vedere il basilisco che in pochi secondi gli si parò davanti con i suoi occhi ardenti. Al mattino dopo, una volta fatta la macabra scoperta, nel paese iniziarono le scene di panico. Ormai la gente aveva paura anche di uscire di casa. La popolazione si riunì nella piazza per decidere come risolvere la questione. Tutti avevano delle proposte: chi voleva dare fuoco ai pascoli, chi abbattere tutti gli alberi del bosco per far uscire la creatura allo scoperto, chi ancora proponeva una benedizione del vescovo. Tutti urlavano, tutti litigavano e nessuno faceva caso al vecchietto che cercava di prendere la parola dal centro della piazza. Ehi, cari concittadini, potreste ascoltarmi un secondo? Ehi! Io so come fare per eliminare definitivamente questa creatura. So che sono solo un vecchio, ma cosa avete da perdere? Al massimo vi ritroverete con un vecchio pietrificato. E così, alla fine della discussione, tutti si ritrovarono concordi e decisero di far fare un tentativo al vecchietto. Fu così che l'anziano uomo andò a casa sua per prepararsi all'impresa. Si mise una vecchia giacca logora, un paio di scarponi, aprì un cassetto e prese un piccolo oggetto che nascose in una tasca e poi partì alla volta del bosco. Camminando lentamente, lasciò il paese. Camminò lungo la strada, attraversò i pascoli e si addentrò nel bosco. Il basilisco si accorse subito di quella presenza e uscì dalla sua tana per accalappiare una nuova vittima, anche troppo facile. Ma il vecchio, non appena sentì dei movimenti dietro la sua schiena, mise la mano nella tasca e con un gran velocità estrasse l'oggetto misterioso proprio nel momento in cui il basilisco gli si parò davanti. Gli occhi di fuoco del mostro guardarono dritto verso quell'uomo, ma quello che videro furono proprio i suoi stessi ardenti occhi, riflessi nel piccolo pezzo di specchio che il vecchio teneva stretto fra le mani. E in pochi secondi fu il basilisco che si trasformò in una statua di pietra.
E fu così che da quel giorno nessuno lo rivide mai più da quelle parti. Ehi là, iscrivetevi al nostro canale!